E ciao a tutti, qua è il vostro Baffo d'Oro e siamo di nuovo su Dark Cloud. Come avevo promesso, questo episodio sarà di assemblaggio del nostro villaggio e forse faremo un piano. Allora, per iniziare, direi di finire le nostre casucce che mancavano ancora dei pezzi da mettere, come il triciclo e ok, qui ci dovrebbe andare la vecchietta, sì, la vecchietta. Lo sapevo che ci andava la lama. Ci scommettevo. Mettiamo qui. C'è qualcos'altro da mettere? No, dobbiamo andare a chiedere in giro. Beh, chi poteva essere? Ok. Ok. Ancora acqua saporita. Un'esca. Sono andato dal lama. Ah, però c'era almeno. Ci sono. Ammazza quante casse. Che sono tutte queste casse? Vabbè. Strano. A casa nostra ce n'era manco una. Le cose strane. Andiamo anche su così magari becchiamo anche l'altro e ci facciamo di tutto quello che gli servono. E poi abbiamo altri bellissimi forzierini. E il baffo d'oro, e il baffo d'oro, e il baffo d'oro. Ok. Vorrei entrare dentro la casetta della vecchietta che fa le preveggenze. Questa c'ha la vedenza. C'era qualche altra casa che dovevamo chiedere? Sì, la casa di Laura. Che è questa qui. Così almeno se ci abbiamo tutti i pezzi, finiamo subito tutto quanto è a volo. Ok. Bene, possiamo finire di montare parecchie casucce se tutto va bene. Allora, di sicuro lei la finiamo subito perché ci si mette un attimo. E anche la vecchiettina, carina carina, la finiamo perché abbiamo tutto. E anche la casa di Annette. Strano, abbiamo finito veramente tutto. Tutto quanto quello che c'era da finire. Ci abbiamo tipo 3 eventi di 3 case diverse, quindi molto molto buono. Eventi uguale oggetti, signori miei, e gli oggetti ci aiutano nel dungeon. È una schiavista questa, cioè neanche ci arriva il lavandino, gli fa lavare i piatti. Una piuma di Adran, cavolo ragazzi. Vabbè, lo sappiamo già quello che fa. Che
che poi la bambina che dice imposta sul quadrato. Babbo. Classica canzoncina. Che ci regala? Ah, lei può essere lei è il magazzino, diciamo. Cioè, da lei mettiamo gli oggetti che abbiamo in più. E è comodo. Per ora no, perché veramente di oggetti in più non ne abbiamo. Che bello. Un'altra borraccia. Però comunque potrebbe essere utile più in là quando c'eremo un sacco di cenfrusaglie, non sapremo più dove metterle veramente. E l'ultimo evento da fare. Lag allucinante. Signorina, buongiorno. Ah, lei ci dovrebbe dare la canna da pesca. Senza di quella non potevamo pescare, infatti. Signorina, è là sopra la canna da pesca. Vabbè. Wow. Faremo un episodio solo dedicato alla pesca. Ma non ora. Ora voglio continuare la storia. Guardatelo. C'è qualche altro evento da vedere? No, abbiamo fatto veramente, ma veramente tutto. E allora noi che cosa facciamo? Visto che abbiamo ancora abbastanza tempo, ci facciamo un piano, il nostro dungeon. Il boss, giusto ragazzi, siamo arrivati al boss ragazzi. Wow, ma noi ce l'abbiamo la chiave del divino Dran? Sì, dove sei? Eccoti. Buongiorno Dindran. Ragazzi, guardatelo, è un cane con le corna e le ali che spara palle di fuoco. È un cavolo di cane! Anche lui lo vede. Ci sta anche un attimo laggando. Vabbè ragazzi, è diventato cattivo. Se lo picchiamo a sangue, ritorna buono. Il divino Dran. Un cane con le orecchie grandi, le ali e le corna. Ci sta laggando una cosa spaventosa. Schifoso, fatti prendere. Ah. Non voglio farmi crepare il personaggio subito. E infatti userò le bombe, gli voglio fare un danno allucinante più in fretta possibile. Aia. Cioè, fa dei danni veramente... Boh. Veramente allucinanti. Beh, noi intanto potenziamo il nostro personaggio principale.
come se non ci fosse un domani. E lo ricambiamo subito con lei, perché lei colpisce a distanza. Cioè, ragazzi, è allucinante. Fa troppo danno. Niente, ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. È solo la prima volta. Abbiamo perso metà del denaro. Non mi ricordavo che fosse così difficile il boss finale. Ma non vi preoccupate, adesso faremo scorta di oggetti che ci serviranno proprio contro di lui. Un salve, di sicuro la pietra non ci servirà. E infatti la vendo. E venderò anche le esche, che sono ottime fonti di denaro. Ovviamente le armi, anche se la daga no, non la venderò, e dopo capirete il perché. Non ce la faccio a parlare oggi. Ma ok, io per sicurezza ne compro 5-5. Ok, possiamo anche andare. Bene. Allora, userò le borracce su di lui per liberarmi. Lui è arrivato al valore massimo, e anche lei tra poco sarà arrivata al valore massimo. Massimo. Vediamo di morire ancora. Di morire ancora. Sì, è quello l'obiettivo. Non riesco a parlare oggi. Come avete visto, mi sono preso una piccola pausa. Ho fatto la doccia, ho dormito, ho bevuto un caffè, più di un caffè, mi sono ripreso. E ora finalmente sono di nuovo con voi. Divino Dan, sì, abbiamo capito, possiamo saltare questo video? No, eh? Non si salta! Vabbè. A terra? A terra, maledetto. Brutto cane. Cattivo cane. A terra? Io voglio che atterri. No, non a terra. E allora ti picchio dall'alto. Dove credi andare, eh? Se non mi sbaglio, la tecnica era questa. Aia. Cioè, tipo, gli dovevamo sparare sul culo. Sì, non sto scherzando, sul culo veramente. E non lo prenderemo mai. E se ci si rompe l'arma... Se ci si rompe... Oddio. Ok, siamo quasi ufficialmente morti. Fia! Fia! Dove stai? Oddio. Allora... Un colpo dovrebbe scendere. Poi bisogna arrivare qui. E non lo prendiamo mai. Andando avanti così, tipo, faremo un duello infinito. Oh. Ehi, fatti prendere, oh. Oh, non mi ricordo più come si picchia sto coso, eh. E fatti prendere, oh. Oh, 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 no.
No, ci. No, ci ha buggato. Cioè, andando avanti così non lo uccideremo mai. Ok. E poi ci. Così un colpo e basta. La sfida è infinita. Dai, cambia personaggio, ok. Ok, l'abbiamo preso. Ah, aspetta. Aia, il culo. Cioè, tipo, dovremmo combattere così per tipo 1500 anni. Schifoso lurido. Aia! Fa dei danni veramente allucinanti. 38, più della metà della mia vita. Aia! Cattivo. Perché fuggi? Cioè, così non lo uccideremo mai. E vuoi morire? Voglio vedere se riesco a fare la cosa. Levo farsa magica e metto. Proviamo così. Perché sto schifoso piccione. LOL, non avevo visto che aveva già iniziato a spaccare il terreno così come se niente fosse. Le cose brutte. Oddio! Casca, non volare. È solo danno, mi fa. Io non riesco a farglielo. Che palle. Stavolta voglio fare così, guarda. Userò tutto quello che ho contro di lui. Ma veramente, veramente tutto. Anche, non lo so, gli tiro le mutande tra poco. E poi non lo prendiamo mai. Se ti prendo, ok. No, perché? Vieni verso di noi. Vieni verso di noi. Ok. Adesso voglio tirargliela con lei. Finito! Pennuto, maledetto pennuto, un cane, un qualcosa, zero danno. Ok, che bello. Se
se ti prendo ti massacro. Oddio, vediamo. Camper, mamma mia. Ragazzi, abbiamo preso da tipo un chilometro. Aia, le zampate. Non lo prendiamo mai. Sì, l'abbiamo preso. Aspetta che voglio riparare le armi, perché qui la vedo lunga. La vedo molto molto lunga. Ma perché? Perché non ammazzeremo mai, non ammazzeremo mai. No sense damage. No sense danni. I danni senza senso, perché non m'ha preso, ma va bene. Va bene così. Ti prenderò e ti farò male. Ti farò male. Ah, ho aumentato la velocità. Vuol dire solo una cosa. Vuol dire solo una cosa. Vuol dire che sta a meno di metà vita. Che bello. Non vedo l'ora che crepa. Ma perché? Schifoso cane volante di merda. Adesso ti picchio a sangue. Guarda! Guarda i buchi in questo posto. Non creperà mai, ragazzi, non creperà mai. Non morirà mai, tanto è qualcosa di allucinante. Gli sto menando con due armi. Una che togli più dell'altra, non mi fa danno. Mi fa danno, manca a pagare l'oro. Adesso non mi frega niente, io vado sotto muso così. Cioè, se tu usi lei, ti arriva di una cattiveria una testata allucinante. Cioè, oddio, mi sono volate le cuffie. Devi crepare. Crepa! No, non crepa! Sì! È crepato, sì!
Sì, crepa! Sei un cane! Vabbè, adesso parla della storia del genio oscuro, ma sappiamo benissimo come funziona. Che bello, possiamo cavalcarlo. Stiamo cavalcando un cane alato con le corna e le orecchie strane. Ed è pixelosissimo, ma va bene. È un ottimo animale di compagnia. Più o meno. Oh, finalmente abbiamo sbloccato la mappa del mondo. Questa mappa ci permetterà di teletrasportarci tra un mondo e un altro. Mondo per modo di una zona del mondo e un'altra. Adesso vi farò vedere in modo velocissimo come è suddivisa la zona. Le zone. Oh, andiamo su. Vai in altre zone. Come vedete per ora abbiamo solo il villaggio di Nolun e la caverna del Divino Tane, sarebbe il dungeon. Quest'altra parte c'è Braconiria e ci dovrebbe essere anche il villaggio. Poi qui ci sarà un'altra zona di mare, qui ci sarà una zona di, mi pare, di deserto. E qui ci sarà il villaggio delle nuvole, non mi sbaglio, no, qui, il castello oscuro. E dopodiché ci sarà, nella zona più piccola che vedete, la torre dei 120 piani. Mamma mia, quando arriveremo là sarà veramente un suicidio. Ma la bella notizia è che almeno il primo pezzo del gioco lo abbiamo concluso. Quindi un saluto al vostro Baffo d'Oro. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, condividete, commentate, mettete mi piace e al prossimo episodio di non riesco a parlare. Al prossimo episodio di Dark Trollo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 l. C'è una notizia, ragazzi. Dal prossimo episodio inizierò Bioshock Infinite. Perché questo cambio? Perché comunque fare tutti i video solo su un gioco non è così bello come pensavo. Quindi voglio spaziare e cambiare. Quindi è un saluto, alla prossima, non riesco a parlare, al prossimo episodio con Bioshock Infinite.